Ciao a tutti, questo è l'album che io ho realizzato con la collezione della Graphic 45 Voyage Beneath the Sea. Inizialmente, pur piacendomi tantissimo la carta, avevo deciso che non l'avrei acquistata perché non sapendo se avrei avuto l'occasione per sfruttare l'album, volevo risparmiare. Poi, girovagando un po' su YouTube, come al mio solito, ho scoperto il canale di questa ragazza che si chiama scrapbooking.life e mi sono guardata il suo video fatto sempre con questa collezione e me ne sono talmente innamorata che ho detto non importa. Sia quel che sia, spendo quello che devo spendere, ma non rinuncio a questa carta e quindi l'ho comprata. Io mi scuso se vedete il cavalletto della macchina e se ci saranno dei riverberi durante il video, ma intanto non ho le attrezzature adatte, purtroppo. E poi, avendo deciso di utilizzare solo la carta anche come abbellimento, ho pensato di aggiungere un po' di luce con queste colle glitterate della stamperia e quindi probabilmente voi non riuscite neanche a vedere che io ho glitterato quasi tutte le immagini, però riflettono talmente tanta luce che ho cercato adesso di incunearmi tra il divano e il tavolo per fare il video, ma vi assicuro che il riflesso è veramente forte. E comunque l'album è anche molto grande perché io non ho trovato il pacco da 8x8, ma ho dovuto usare prevalentemente il pacco da 12x12, a cui ho aggiunto il 6x6, la serie delle journaling cards e una delle due serie dei Chipboard Pieces, questi abbellimenti in cartoncino spesso che sono molto carini. L'album è veramente grande, infatti anche per questo fatico forse a farvelo vedere, è 11 di altezza e 6,5 di larghezza. È del semplice cartoncino ricoperto con la classica tecnica base del cartonaggio. E le pagine sono fatte con invece che con del cartoncino del Bristol monocromatico, scusate, e poi decorate con dei fogli della collezione 12x12 a cui ho riadattato l'altezza, quindi invece di essere 12 di altezza sono ovviamente 11 e semplicemente ripiegati a metà e attaccati alla rilegatura, che anche questa è fatta invece che con del cartoncino monocromatico, sempre con un foglio della collezione, così. E le pagine non sono attaccate proprio fino in fondo, ma si fermano un pochino prima. Comunque, cerco di farvi vedere quello che riesco. Questo è il retro ed è assolutamente liscio. Idem per la costa dell'album, mentre sul davanti ho lasciato questa immagine bellissima, questo chipboard piece e qualche altro abbellimento. Non ve lo dico, ma avendolo già detto all'inizio, veramente praticamente tutte le immagini sono glitterate con quei due colori che vi ho fatto vedere. Nell'interno della copertina c'è questa bellissima sirena ritagliata, in cui ho inserito questa busta piatta che può essere un portaricordi, un portafoto, eccetera. Per realizzarla ho preso i modelli che ci sono all'interno della copertina dei pacchi da 12x12 della carta della Graphic 45. Praticamente ci sono una serie di modelli da ritagliare, da piegare secondo le istruzioni e incollare per realizzare diverse cose. Questa sarebbe dovuta essere in origine una di quelle scatoline a regalo, sapete, ecco, di quelle che si piegano così.
A me però ovviamente non serviva una scatolina, quindi cosa ho fatto? Ho ritagliato questo modello, l'ho ricopiato su un foglio di carta, questo qua, poi semplicemente ho eliminato una di queste sezioni ovali, quindi l'ho completamente ritagliata e ho applicato un pochino di colla sul fondo, un pochino qua sul bordo. Della scatolina, diciamo così, e ne ho ricavato una busta piatta, niente di più. Però appunto per me era più funzionale, volendo magari inserire, che ne so, dei ricordi di un viaggio, di un'occasione particolare, oppure delle foto extra che non stanno negli spazi. Poi per la prima pagina così come per altre pagine, ho letteralmente scopiazzato il progetto della ragazza di cui vi parlavo, perché come vi ho detto mi piaceva tantissimo. Mi piaceva come aveva abbinato le figure, i colori e quant'altro. Dove non ho potuto, perché lei aveva realizzato credo solo 4 pagine, mentre io un po' di più, sono andata di mio gusto. Comunque nella pagina questa qua c'è questa journaling card a mo' di taschina. Qualche abbellimento, spazio per foto grande e questa sorta di booklet fatto sempre con la carta, così, dove c'è spazio per altre foto, qui e qui, e per un po' di journaling con qualche abbellimento sempre della collezione. Poi, andando avanti, questa è la seconda pagina con spazio per foto e journaling. Qui un'altra immagine della collezione trasformata in tasca con un altro booklet che adesso vi faccio vedere. E qua sopra una journaling card con il ritaglio di una cornice. Io l'ho lasciata aperta, si può inserire una foto. Essendo molto piccola, penso che magari la lascerò anche così, si vedono queste alghe, comunque a livello decorativo è bella anche senza la foto. Il booklet orizzontale è rilegato con delle striscioline di carta ed è così. Così, dentro qui c'è spazio per un po' di journaling e per delle foto, qui la banda è aperta, così e così. Anche qui la banda ovviamente è lasciata aperta. Poi andando avanti c'è questa sorta di flap che si apre, spazio per journaling e per due foto. Ai chipboard piece che ho deciso di utilizzare, io ho aggiunto un po' di raffia di spago, ma niente di più. Qua ho realizzato sempre un'altra tasca con delle journaling card al suo interno, queste tre, e praticamente uno degli ultimi ritagli di carta che mi è rimasto. Perché per la prima volta ho utilizzato veramente tutta la carta a disposizione. Le journaling card sono talmente belle anche sul retro, guardate che per il momento io non le ho ricoperte. Se vorrò mettere delle foto bene, se vorrò scrivere, rimarranno le immagini sul retro, ma mi pareva veramente un peccato ricoprirle subito con della carta. Qui c'è una pagina che è fatta a questa sorta, diciamo, di porta con questi due cavallucci che si apre così. Qui c'è lo spazio per due piccole foto e poi si apre ulteriormente per ospitare altre foto, un po' di journaling e una foto grande. Quindi così, anche questo è una cosa che aveva realizzato lei. Qui c'è, ups, scusate, ritagliato questa,
ops, faccio dei danni perché è veramente talmente grande che non so come fare a farvelo vedere. Comunque c'è questa donna ritagliata con questi tentacoli, inserita in questa journaling card, e anche qui c'è lo spazio per una foto. I tentacoli, riuscire a farvelo vedere è un po' difficile. Comunque i tentacoli qua in fondo sono leggermente sollevati per poter alzare un pochino appunto la foto fino a lì almeno. Poi in questa pagina ho messo dello spazio per il journaling più questo booklet attaccato alla pagina e realizzato sempre con delle journaling card e dei ritagli di carta. Così, qua un'altra tag. Poi altro spazio per foto e qualche abbellimento. Di qui, come aveva fatto la ragazza, ho preso questo ritaglio di carta trasformato in una busta, diciamo, in una sorta di piccola taschina, con dentro uno spazio per foto, così, e altre due targhettine che ho lasciato sempre libere, poi deciderò come utilizzare. C'è un'immagine della collezione glitterata e lasciata aperta con lo spazio per una foto, altro abbellimento e l'ennesima targhettina. Qui altro spazio per foto con questa carta bellissima, Cheaper Piece, un'altra cornice in cartoncino spesso in cui ho messo in evidenza questa immagine. E nell'ultima pagina la stessa cosa che ho fatto nella prima, spazio per foto, tasca con una striscia della carta dei bordi e un piccolo booklet, praticamente identico al primo, cambia solo credo il colore di questi due portafoto, però è fatto veramente come il primo, niente di più. Poi nel retro di copertina, per aggiungere appena un piccolo abbellimento, ho fatto un piccolo collage di immagini ritagliate dalla carta. Ecco qua. Io spero che vi sia piaciuto, spero che andiate a vedere il video di questa ragazza su questo canale, perché come vi dico è molto carino e merita. Grazie a tutti, a presto. Ciao!